sono cani attori e attori cani. Certo non è il caso del nostro amico Giorgio Tirabassi, che si divide tra cinema, TV e il palcoscenico. Ma a proposito, cosa rappresenta per lui il teatro? Per me rappresenta la camera dei giochi, proprio là. La possibilità di mettere su quello che pensi, un po' come quando da bambini si giocava a cowboy, per esempio sul bracciolo delle poltrone, il bracciolo della poltrona si trasformava in un cavallo e la stanza era il Grand Canyon. Giorgio ama il teatro e il teatro ama Giorgio, ma a riflettori spenti può capitare di fingersi attori? C'è sempre qualche occasione, bisogna avere un rapporto equilibrato col proprio mestiere e se anche qualche volta capita lo fai a fin di bene, non certo per vantarti o per mettere in difficoltà altre persone, insomma. D'accordo, ma nella vita può aiutare il fatto di essere attori? Ma che ne so, secondo me è un luogo comune, cioè può aiutarti a essere un attore famoso. Magari c'è qualcuno che è più bravo di tanti attori professionisti a bleffare nella vita. Dipende. Ciao Giorgio e grazie. Ciao Mucco Pallino. Alla prossima.